dirette da lontano. Ti ta da la piscina, ti ta da minetti a Milano. Buongiorno zia, dormite bene? Bene, bene, che vi stavate chiacchierando di là voi due? Niente. Si parlava... D'amore. Qui non si parla che d'amore. D'amore la mattina, d'amore a mezzogiorno, d'amore la sera. Io lo sento che ne sarei guaio. Tu la rovini quella povera ragazza. Quale guaio? Oh, guaio, sì, guaio. E ricordati che se combini guaio, tu fini da questa casa, eh? Ti rimando da mio fratello a Milano. Io non ti ho fatto venire a Roma per mettere delle idee settentrionali nel cervello di tua cugina. Oh, sempre uomini si parla in questa casa. Sempre, sempre. Io, se non era per mamma mia che mi spiegava tutto, all'età vostra credevo ancora che i bambini ne assessero, sai come? Sotto un cavolo. Con un bacio. Scusa, zia, vero? Non è per offendere, ma non te l'avevano mai dato un bacio? Un bacio? Mai. Chi sarà? Chi era? Niente! Fiori! Per quello là che si sposa! Ah, che sposano tu? Tutti sposano, invece ai tempi miei sposavano soltanto poca gente, ma di brava famiglia. Che schifo oggi, che schifo, mamma mia. È andata la sposa di là, da lui, quello ha fatto il colpo. Gli ha portato un cinema e due campagne, 20 ettari, furbo lui, questa è pure bella. A chi piace, per me non dura. Sì, ho fame. Fame, fame? Ah, ti do sentito stanotte. Sei venuto in cucina a mangiarti le patate lesse. Una patata? E che ci posso fare se ho fame? Ingrassi. Ai tempi miei non era così. Le ragazze ingrassavano dopo sposato, non prima. Uffa, sempre marmellate, certo che ingrasso. Ma che fai, esci? Che non posso uscire neanche adesso. E dove devi andare? A cercarmi il posto. Ah, ancora questo posto? Ecco, guarda. Cercano sì giovani ambosessi lavoro facile e buon guadagno. Io ci vado. Tu non sei ambosesso, no. Tu sei donna, e il tuo posto è la casa, la cucina, qui, ambosesso. E dai, con questo medioevo. Che dici tu, non ti capisco? Dico che non siamo più nel medioevo, che la donna c'ha lo stesso giro dell'uomo, anche in campo amoroso, perché c'ha la sua indipendenza lavorativa, almeno dalle mie parti. È giusto, che ci sto a fare in cucina io? Cesira, lavoro, no? Voglio lavorare anch'io. Eccole qua, d'accordo, tutti e due. E lei, sempre, la milanese, la settentrionale, la mente direttiva, ce l'hanno d'arco. E sta scema, i colleghi, a bocca aperta, che l'ammira. Aspetta a bocca aperta, che te sei in mosca. Ciao! Alonso, enfant de la patria, rivoluzionaria, esaltata,